frequenza, soprattutto per l'ospitalità balneare che offre. Uno dei temi fondamentali della penisola è la sicurezza, un piano di sicurezza coordinato tra le varie forze dell'ordine. Ecco, può venire un conforto, un aiuto, ecco, direttamente dal Ministero a questa operazione? Devo dire che questa sollecitazione già mi è stata rappresentata dal nostro candidato sindaco, da Beppe Fita. E noi pensiamo che questa sua preoccupazione debba essere condivisa e, riconoscendo la grande competenza, capacità, anche lo spirito di sacrificio delle forze di polizia presenti in questo territorio, condividiamo con lui la necessità di prestare la massima attenzione. E io sono convinto che appena il nostro paese comincerà a mettersi in movimento, e i primi segnali ci sono, e quindi appena si libereranno risorse pubbliche, noi dobbiamo ritornare, andare con ancora più forza ed evidenza il segnale della presenza degli uomini e delle donne in divisa sui nostri territori. Oggi noi vogliamo ringraziare i carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, perché pur in presenza di una scarsa dotazione organica, loro sono capaci di adempiere con grande rigore e grande serietà, garantendo la sicurezza per i nostri operatori economici e per gli ospiti che scelgono questi luoghi, e che noi dobbiamo incentivare sempre di più perché possano essere numerosi quelli che scelgono questa meta turistica. C'è un problema che riguarda specificamente la realtà della penisola sorrentina e soprattutto Piano e Meta, la possibilità di perdere la presenza della caserma dei carabinieri, che da più di 100 anni è presente ed è un presidio fondamentale. Giuseppe Vito ha dato la sua disponibilità a trovare una soluzione, però in questo c'è bisogno anche dell'aiuto dello Stato. Non c'è dubbio, intanto io voglio dire che noi abbiamo bisogno di amministratori locali come Giuseppe, perché quando lo Stato vive un momento di difficoltà tutti dobbiamo darci una mano, e quindi noi dobbiamo garantire la presenza dei carabinieri. Io mi sento di confermare questo impegno del governo, ma dobbiamo farlo nel quadro di uno sforzo comune e condiviso. Quindi questa sua disponibilità, questo suo impegno costituisce la garanzia più solida perché il presidio dei carabinieri venga rafforzato.